Emozioni a colori.it presenta Nostalgia di con Chiara Tenca. E ci siamo, buongiorno, ben ritrovati da chi? Da Andrea Secci, pronto come ogni lunedì a quest'ora a collegarmi con Casa Tenca, ovvero con la nostra blogger del lunedì, quella di Nostalgia di. Chiara, buongiorno. Ecco Casa Tenca presente al pezzo, buon lunedì, ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. Ma sei pronta per andare per caso ad una festa anni 20? Perché c'è una pettinatura strana stamani. Lo sai che i miei capelli sono anarchici, ma insomma tu sei un attentato alla mia autostima, fra le vestaglie, i capelli. Io ti devo dare sempre qualche spunto nuovo per le foto che poi tu metti regolarmente. Giuro che oggi ho il telefono scarico, non ci faccio le fotografie. Va bene. Quindi. Allora, invece dagli anni 20, mio caro, ti faccio passare agli anni 90. Facciamo un bel saltino di 70 come sempre, anni. Come sempre, come sempre. Quanti anni? 74 anni. Ah, sì. Dall'inizio dei 20, ma non i miei, eh. Ah, no, tu ce n'hai almeno, almeno 30 di meno, dai. 30, 30 ce l'hai. Almeno. Almeno sì, 30, sì. Almeno 30. Perché di meno. Perché uso un ottimo antirughe. Allora, vediamo al volo qual è l'argomento di oggi. Se ti dico, scary, sporty, posh, ginger e baby, cosa mi rispondi? Spice Girl! Esatto, vai con questo super lancio da DJ come solo tu sai fare. Proprio di loro parliamo, di questo super gruppo tutto al femminile che ha segnato indelebilmente gli anni 90, no? Oggi continuiamo a vederne alcune, però negli anni 90 furono un vero e proprio fenomeno di costume, no? Ti ricordi? Certo che sì, certo. Chi ti piaceva? Dai, confessa, su. Ma devo essere sincero, quella che poi ha fatto più successo, no? Che non è la donna di Beckham, ovvero Jerry Halliwell, in realtà non era un granché nelle Spice Girl. Forse mi piacevano di più quella che era la più sbrindellata, come direi io in gergo, Melanie C. Che era sporty, giusto? Ma ora no, senti, gli abbinamenti, mi ricordo che le chiamavano così. Ora perché Melanie B era la ricciolina, Melanie Brown, e Melanie C invece era la sporty, esatto, quella che vestiva sempre in Adidas, praticamente. Sì, quella che era sempre con la tuta. Femminile. Che è proprio l'antidonna che mi piace a me, però Melanie C mi piaceva. Un uomo. Vabbè. Pustipus, no? Come si dice? Assolutamente sì. Io ricordo però ai nostri ascoltatori che si sono appena sintonizzati che stiamo parlando delle Spice Girl e che quello che vi stiamo dicendo, vi stiamo raccontando, lo trovate anche in versione testuale su www.emozioniacolori.it. Certo, e poi raccontateci sempre come al solito la vostra, aspettiamo, diteci qual era la vostra preferita, la canzone che vi piaceva. C'è stata naturalmente l'intramontabile Wannabe, che le ha lanciate, le ha viste ribelli in un video, tutto fatto in presa, in movimento, no? Ti ricordi? Assolutamente sì. In cui praticamente andavano a farsi conoscere in giro. Poi c'era Spice Up Your Life, no? Un po' la loro filosofia, accendi la tua vita, dagli un po' questo sapore pepato, no? Erano le antagoniste dei Take That. Sì, diciamo erano un po', però rispetto ai Take That che erano più uniformi, loro anche credo per costruzione di marketing, perché comunque si vedeva che c'era uno zampino ben preciso, una regia ben precisa, loro comunque hanno avuto sempre ognuna la propria identità molto molto ben marcata. Ti dirò di più. E diciamo, anche se era l'avventura è finita, lo ricordiamo, la loro ultima apparizione pubblica fu nell'inaugurazione delle Olimpiadi di Londra, che credo abbiamo fatto invidia a tutti gli artisti, perché sicuramente per un artista è un traguardo davvero importante esibirsi in un palcoscenico del genere. Oggi poi hanno preso un po' strade diverse, alcune sono finite un po' nel dimenticatoio, sì, e in effetti l'unica che poi ha fatto successo a livello musicale è Jerry Halliwell, no? Sì, anche Melanie C, però dai, anche Melanie C, magari in Italia un po' meno di Jerry Halliwell, però anche Melanie C. Never be the same game, assolutamente sì. E invece mi ha stupito molto la nostra Posh, che devo dirti non era proprio la mia simpatia, perché la vedevo forse sempre con quell'aria un po' seria, mai un sorriso, mamma mia, dicevo, gioia, sorridi che la tua vita non è male. E però ho letto un'intervista su un noto settimanale di recente e devo dire che insomma è stato bello farsi sorprendere, mi è sembrata una donna
molto dolce, e poi è stata anche comunque in gamba a ricrearsi una carriera nell'ambito della moda, e soprattutto è stata una delle poche artiste che ha detto quando è il momento di dire basta, che capisci di non avere più entusiasmo per questo mondo dello spettacolo, è anche onesto, non ingannare i fan, e tanto di cappello, insomma. Tanto, no, di cappello, tanto di cappello. Però ci fermiamo qua, rimandiamo i nostri ascoltatori dove? Ora, immediatamente sul nostro sito www.emozionialcolori.it. Chiara, vi aspetto. Certo che sì, noi ci sentiamo fra una settimana sempre qui su Radio Nostalgia. Perfetto, allora a lunedì prossimo, ciao a tutti. Radio Nostalgia vi ha presentato Nostalgia di, appuntamento tra 7 giorni.